Amici del bar del baseball, eccoci qui di nuovo allo Steno Borghese al nono inning, sempre 7-1 per il Bologna nel box di battuta. Torres, mamma mia che ha chiamato, mamma mia che ha chiamato, l'arbitro chiama strike. Cambio di velocità, secondo strike. Palla molto lunga per un facile presa al volo, per una facile presa al volo da Alessandro Di Mauro. Torres prima eliminato di questo inning. Giuseppe Sellaroli, che nel corso della partita ha preso il posto. Di Stefano Giannetti, va in foul. Qualcosa? Massimo, devi dire qualcosa ai nostri. Sono andato un po' per le tribune. Cosa? Che dice il pubblico? È un po' scoraggiato. Vabbè, il quinto inning disgraziato. Sapevamo che il Bologna sì. C'è un osso duro. C'è un po' di rammarico. Dai, però c'è domani sera. C'è certo. L'obiettivo è arrivare a Bologna. È andare a Bologna sabato sera. Avremmo firmato ieri pomeriggio. Sul 2-0, Massimo, sì, o no? Sì, come no, abbiamo firmato per tornare a Bologna, per portare la sera a Bologna. Anche perché il mago del pronostico, Lucia Noni, ha dichiarato: torneremo a Bologna e gli daremo il vantaggio di giocarsi le partite in casa. Di giocarsi la serie. Non ha bisogno, comunque il Bologna. Salutiamo Giorgio Costantini. Ah, presa Torre, Giuseppe fa tutto secondo eliminato. Il pubblico si prepara. Ciao. Arrivederci, ciao. Già cominciato a sfollare da un paio di inning. Dobbiamo trovare Lauro. Massimo, dobbiamo trovare Lauro per restituire la saponetta. La saponetta, grazie Lauro. Grazie della sponsorizzazione. Io ho già pubblicato un post dove ringraziamo Lauro e cerchiamo immediatamente qualcun altro che si sacrifichi per domani sera. Per gara 5. Per gara 5, che ci dia la possibilità di trasmettere in diretta per tutti quanti gli amici. Puoi dire a questo tifoso che sta oscurando la ripresa, Gabriele, scherza sto con mo. Sempre ball su Davenport. Comunque abbiamo battuto poco pure stasera, o no Gianluca? Vediamo un attimo, Paolo, quante palle abbiamo fatto? 80, sta contando. Sì, sono tanti. Perché non le trovo? Ah, non le trova? Non le trova per quello. Tre valide contro. Ha battuto di più il Bologna sicuramente. Però il punteggio. 8 valide per Bologna, 3 per il Bologna. Errori non li contiamo. Sono stati molti errori, e molti determinanti errori. Pure. È già strano, perché anche a Bologna abbiamo commesso 5 errori, ci sono costati 4 punti. Conquista su ball per Nicchia Dami.
con la casacca bella linta e pinta. Linta e pinta, non si sentiva da tempo. Vai, si presenta in corso di battuta Rogelio Maldonado, che ha preso il posto un di sombrero Maldonado. Prima sì. Il turno di battuta, un sombrero. Si è aperto? Sentiamo un attimo il commento di Zia Alberto. Grande Zia Alberto. Zia Alberto. No, 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 siamo in diretta. No, no, non devi nessuna domanda, Zia Alberto. Allora stasera siamo in diretta. Zia Alberto, strike su Maldonado. Per domani sera, ormai è andata stasera. Manca un altro. Facciamo finta che la partita è andata. La lasciamo così. La regaliamo. La regaliamo, 3-1. Domani sera, lanciatori italiani. Finito tutto. È finita. No. Non è nello spirito nettunese, direi che troppa superiorità. Troppa, il Bologna è proprio superiore. E Nettuno è a un livello così basso, io non l'ho mai visto. No. È ingeneroso. Vabbè, sì, quello sì, i ragazzi hanno fatto qualche errore di troppo. L'abbiamo rimarcato, zio Alberto. E allora il Bologna che è troppo forte per noi. È troppo forte ancora. Noi speriamo sempre in qualche influsso negativo. Le stiamo provando tutte. Però poi giustamente in campo il più forte vince. Ah, è logico. Certo, noi domani sera saremo qui. Domani vinciamo, facciamo la trasferta. Certo. Anche perché Ariel ci deve portare, l'aveva promesso. Ci stanno aspettando. Speriamo con gli italiani che vada bene. Sì. Va bene, sì. Sempre forza del Tuno. Si almeno vede la. Questo è proprio bello. Si è aperto, non poteva. Come stuzzi, mi fa venire qui giù. È il bello della diretta. Direbbero quelli che sanno parlare bene in televisione. Si è aperto, nonostante il Nettuno manca un out. Sta perdendo per 7-1, ci ha regalato un momento d'allegria. Sì, Alberto, ricordiamo che non è nuovo a queste uscite. Ha sito frequentatore del bar, diciamo. Sì. È una volata dove vanno in tre. E il Nettuno, e il Bologna vince gara 4 per 7-1. Diamo appuntamento a tutti quanti gli amici del baseball di seguirci domani sera sempre sul nostro canale Il Bar del Baseball su Facebook, ore 21 massimo. A domani, arrivederci. Domani, e grazie a tutti per averci seguito, Massimo. Grazie a tutti. Cittadino, pensaci tu.